Nella chiesa del Signore tutti gli uomini verranno, se bussando alla sua porta solo amore troveranno. Quando Pietro, gli apostoli e i fedeli vivevano la vera comunione, mettevano in comune i loro beni, e non v'era fra loro distinzione. Nella chiesa del Signore tutti gli uomini verranno, se bussando alla sua porta solo amore troveranno. E nessuno soffriva umiliazioni, ma secondo il bisogno di ciascuno compivano una giusta divisione, perché non fosse povero nessuno. Nella chiesa del Signore tutti gli uomini verranno, se bussando alla sua porta solo amore troveranno. Carissimi, carissimi amici, benvenuti a questa celebrazione eucaristica. Ci troviamo nel santuario di Maria Santissima della Grazia, che un santuario è stato restaurato di recente, e qui è il cuore pulsante del popolo roccellese, che ha verso la Madonna una particolare devozione e un grande amore. Vogliamo ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo, che ha voluto, in questo itinerario che sta facendo in tutti i santuari, celebrare stasera con noi l'Eucarestia in questo luogo di grazia. Ecco, ci uniamo tutti nella preghiera, certi che celebrando l'Eucarestia celebriamo Cristo risorto che guida la nostra vita sui passi della speranza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la Amen. grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con voi. E con il tuo spirito. Ci tenevo ad essere in questo bel santuario in onore della Madonna delle Grazie per condividere con tutti voi, fratelli e sorelle, devoti della Madonna delle Grazie, questo momento di preghiera. Non vi vedo presenti, chiaramente vedo le panche vuote, ma vi sento comunque spiritualmente partecipi, so della vostra devozione alla Madonna delle Grazie. Siamo qui per chiedere aiuto alla Vergine Maria, intercessione presso il Padre in questo momento di difficoltà che il nostro paese sta vivendo. Vogliamo chiedere a Maria che ci liberi da questo pericoloso contagio che sta mettendo in grave difficoltà tutta la nostra comunità. È la quinta domenica di Pasqua, vogliamo vivere questo momento sapendo della presenza del Signore in mezzo a noi, nel segno della parola e del pane spezzato, un dono che fa alla nostra vita di cui non siamo degni. Per questo vogliamo chiedere perdono al Signore e la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo.
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. I peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che ci ha donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo. Signore, sia su di noi. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra. Con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Signore, sia su di noi. Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, Signore, ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Da questo storico santuario della Madonna delle Grazie desidero salutare quanti ci seguono attraverso l'emittente televisiva, attraverso i social. In particolare voglio salutare i fedeli di Roccella. Sono certo che, pur non avendo potuto seguire le celebrazioni liturgiche in chiesa in questo periodo, sono comunque rimasti fedeli al Signore, fedeli alla Chiesa, e hanno seguito attraverso i network le celebrazioni che sono state così trasmesse. Ringrazio i sacerdoti, Don Giuseppe, Padre Francesco e Don Gianluca, per il servizio che hanno portato in questo tempo di silenzio, nella Quaresima prima e in questo tempo pasquale. Il mio saluto vorrei che raggiungesse tutta la comunità di Roccella. So che in questo periodo si è data molto da fare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto caritativo della solidarietà. So che è stata molto generosa nel mettere a disposizione vivere, alimenti,
denaro per rispondere ai bisogni dei più poveri. Di questa generosità voglio ringraziare il Signore e dico subito che questa generosità è segno anche della fede nel Signore, perché non è una generosità motivata da fini scopi antropologici, ma è una finalità che nasce dalla fede che sostiene questa comunità. Continuo questa sera il mio pellegrinaggio nei santuari mariani della diocesi e lo faccio per mettere nelle mani di Maria le nostre sofferenze, le nostre preoccupazioni in questo difficile tempo. Stiamo vivendo le esperienze del deserto, in cui da una parte soffriamo l'assenza dei fedeli dalle celebrazioni liturgiche e dall'altra avvertiamo che lo Spirito del Risorto intende parlarci e farci sentire la sua vicinanza proprio in questo momento di difficoltà. Ai fedeli che ancora per poco non potranno partecipare alle celebrazioni liturgiche, desidero dire: a noi pastori e sacerdoti costa molto la vostra assenza, il non poter toccare con mano le vostre difficoltà, il non poter sentire la vostra voce. Senza di voi, popolo santo di Dio, non c'è chiesa, ci sentiamo poveri pastori senza gregge, ma questa vostra assenza fisica non toglie la vostra partecipazione a distanza e la vostra condivisione spirituale. Prego per tutti voi, così come chiedo di pregare anche per me. Chiedo alla Vergine Maria delle Grazie di voler risparmiare la nostra terra da questa terribile pandemia. Ho fiducia che la Madonna delle Grazie, questa nostra amorevole madre, ci esaudirà. Il suo sguardo di madre non si allontana mai da noi, suoi figli. E da questo santuario desidero ricordare al Signore tutti i defunti morti a causa del contagio da Covid-19, ma anche quei defunti di questa comunità che non hanno avuto degne esequie e per i quali non è stato possibile celebrare la messa in suffragio. Molti hanno sentito questa pandemia come tempo di silenzio di Dio, della sua lontananza. Altri l'hanno interpretata come una punizione di Dio. Vi dico subito che proprio in questo tempo il Signore ha inteso e intende parlarci. Intende anzitutto farci capire che la vita è dono prezioso del suo amore e che la salute è un bene che va tutelato sempre. Va tutelata la salute di tutti, del ricco come del povero, di chi ha le possibilità di ricorrere alle cure specialistiche, anche ricorrendo ad ospedali, a visite specialistiche in ospedali lontani, ma anche di chi non ha queste possibilità. Le strutture sanitarie e la tutela della salute sono un bene pubblico. Nessuno può approfittare delle risorse destinate al sistema sanitario, che ogni speculazione in questo settore è un'offesa a Dio e non solo ai fratelli malati. Stiamo comprendendo che occorre investire più risorse in campo sanitario, che non è giusto sottrarre risorse alla salute e alla ricerca scientifica e continuare ad investire risorse in armamenti e spese belliche. Questa è un'offesa a colui che ha creato il mondo, a colui che ha creato l'uomo, al quale ha affidato il governo della terra. Condivido con voi un bellissimo pensiero di un teologo luterano tedesco, Dietrich Bonhoeffer, protagonista della resistenza al nazismo, è morto nel campo di concentramento di Flossenbürg il 9 aprile del 1945, pensate, solo 75 anni fa e un mese, dopo che aveva subito 2 anni di prigionia. In un suo scritto, La tempesta della vita, invitava a comprendere che l'ora della tempesta e del naufragio
È l'ora della inaudita prossimità di Dio, non della sua lontananza. Laddove tutte le altre sicurezze si infrangono, crollano e tutti i puntelli che reggevano la nostra esistenza sono rovinati uno dopo l'altro, là dove abbiamo dovuto imparare a rinunciare, ecco, proprio là si realizza questa prossimità di Dio. È un uomo di fede che scrive questo, un teologo e pastore luterano, che interpretava così nella sua carne l'esperienza dell'ora di Gesù nell'ultima cena con i discepoli. Vedeva in quell'ora il compimento della volontà del Padre e il manifestarsi della sua estrema vicinanza. Accoglieva nella sua esperienza l'esortazione di Gesù, che abbiamo ascoltato nel Vangelo questa sera: non sia turbato il vostro spirito, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Anche a noi stasera il Signore dice: non abbiate paura, non temete la difficoltà del quotidiano, non abbiate paura se dovete fare i conti con questa pandemia. Non abbiate paura perché io, il Signore, sono la via, la verità e la vita. Ovunque, per superare la paura che opprime, che fa fuggire e ci sfugge e ci spinge ad esistere, c'è una sola via da percorrere, che è Gesù stesso. Ma come fare? Seguendo Gesù, percorrendo la sua stessa vita, facendolo diventare la nostra vita, compiendo i suoi gesti, amando come lui ci ha amato, condividendo i suoi stessi sentimenti, servendo i fratelli. A Maria, Madre delle Grazie, vogliamo chiedere questa sera la preghiera, la grazia di mostrarci che Gesù ci è vicino in questo tempo e che non è ancora, e che è ancora più vicino a quanti soffrono. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è la Chiesa, dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio, nostro Padre, perché ci renda degni dei suoi doni e dei suoi benefici. Ci uniamo alla preghiera comune anche delle nostre case dicendo: aumenta la nostra fede, o Padre.
aumenta la nostra fede, o Padre. Per la Chiesa, perché crescendo nell'amore di Dio sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace e il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia e nell'evangelica lotta contro le seduzioni del mondo. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per i credenti in Cristo, perché riconoscono in Lui l'unico rivelatore del Padre, non si arrendono alle lusinghe del diavolo e, liberi da ogni paura, professino con coraggio la loro fede. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente o un amico, perché possano trovare sollievo nell'ascolto delle parole del risorto, che annuncia sapienza, speranza, consolazione e pace. Preghiamo. Aumenta, Padre, la nostra fede, o Padre. Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, Madre di Gesù, il modello per apprendere ad accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli sulle strade della vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Signore Dio nostro Padre, accogli queste nostre preghiere. Ti chiedo anche di accogliere tutte le preghiere che i fedeli che ci seguono dalle loro case intendono presentare al tuo cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda quest'offerta, guarda noi Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Salvatore. Ecco il nostro niente, prendilo, Signore. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, non ci preparare questo sacrificio, gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. O Dio, che in questo scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con Te, unico e sommo bene, concedi che la luce della Tua verità sia testimoniata dalla nostra vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Con l'assemblea degli angeli e dei santi, canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifico l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi il sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, me indegno tuo servo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Il corpo e il sangue di Cristo unito in questo calice sia per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai. E nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi
dove tu vorrai. Noi saremo il seme di Dio. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Assisti, Signore, il tuo popolo, che è colmato della grazia di questi santi misteri. Fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione faremo una preghiera di supplica alla Vergine delle Grazie per presentare a lei le nostre necessità, i nostri bisogni, quelle necessità e quei bisogni che già lei, con cuore di madre, ha dentro il suo cuore e conosce. Chiedo una benedizione al Signore su tutti voi che ci avete seguito, su tutti gli ammalati, sugli operatori sanitari, medici, infermieri, gli operatori sociosanitari, su tutti coloro che hanno la responsabilità della cura dell'ammalato, perché trovano forza, cuore, generosità per portare avanti questo servizio con grande dedizione e amore. Continuerò questo pellegrinaggio nei santuari diocesani domani presso il santuario dei Santi Medici Cosme e Damiano di Riace. Alle ore 10 celebrerò la Santa Messa, invocando anche ai santi patroni, ai santi medici, la protezione da questo pauroso, terribile contagio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiera a Maria, Regina della Grazia. Vergine Maria, Madre della Divina Grazia, la lampada della tua fede è stata sempre accesa. Tu sei la credente. Metti olio nelle nostre povere lampade affinché la luce della nostra vita illumini il volto santo di Gesù. Vergine Maria, noi siamo gente di poca fede. Basta un'onda di difficoltà per metterci paura. Basta un'incomprensione per spegnere l'entusiasmo. Soccorri la nostra debole fede. Vergine Maria, tu sei rimasta fedelmente alla croce di Gesù nostro Salvatore. Tu hai creduto che la bontà vince. Tu non hai mai dubitato che l'amore crocifisso sconfigge l'odio e ogni cattiveria. Madre nostra e Regina della Grazia, prega per noi. Aiutaci a credere come hai creduto tu. Regina della Grazia, gloria, letizia,
salute nostra, esaudiscici. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. A te, Vergine Maria, Madre della Divina Grazia, voglio affidare questo popolo fedele di questa cittadina di Roccella. A te voglio affidare tutti i figli e le figlie di questa comunità diocesana e tutti i tuoi devoti. Te riconosciamo nostra madre, tuo figlio Gesù sulla croce ti ha consegnato al discepolo Giovanni, ecco tua madre. Da quel momento noi ti accogliamo come nostra madre. Conosciamo, sappiamo bene, l'amore del tuo cuore e la benevolenza che hai nei nostri confronti. Tu ci accogli come nostri figli, figli fedeli ma anche peccatori. Tu accogli le nostre debolezze ma anche i nostri bisogni. Tu li conosci tutti, non c'è bisogno che noi in questo momento a te presentiamo l'elenco di questi bisogni, ma una grazia particolare a te la chiediamo in questo momento. Assisti, accompagni e guarisci tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono stati contagiati da questo terribile virus. Assisti e sostieni tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che prestano servizio negli ospedali del nostro paese, della nostra nazione. Dia loro, dona loro salute, coraggio, forza e tutti noi a te consegniamo la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Oh Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, m'hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a te. M'hai rapito questo cuore, notte e giorno, notte e giorno penso a te. Evviva Maria, Maria, evviva, evviva Maria, e chi la creò, quando il sole è già lucente, le colline e i monti indora, quando a sera si scolora, ti saluta il mio pensier. Quando a sera si scolora, ti saluta il mio pensier. Evviva Maria, Maria, evviva, evviva Maria, e chi la creò, ed un giorno in paradiso grideremo in compagnia, grideremo viva Maria, viva lei che ci salvò,
grideremo viva Maria, viva lei, viva lei che ci salvò, e viva Maria, Maria, e viva, e viva Maria, e chi la crede.